La Muti e la figlia Nike tornano a parlare di Carrisi, e i poveri a domenica in punto il 4 novembre su Rai 1 è andata in onda l'ottava puntata di Domenica in, il contenitore condotto da Mara Venier. Tra i vari ospiti del salotto della conduttrice veneziana c'era due personaggi dello spettacolo, che fanno parlare molto di loro. Stiamo parlando dell'attrice Ornella Muti, e della figlia Nike Rivelli. Anche se la prima non aveva nessuna intenzione di menzionarli, zia Mara le ha fatto una serie di domande su Albano, Romina Povera e il loro figlio Iari. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno dichiarato. Nike Rivelli confessa di essere stata molto innamorata del figlio di Albano e Romina. Domenica scorsa Mara Venier ha realizzato una lunga intervista a Ornella e Nike. E proprio quest'ultima ha fatto una dichiarazione, che ha spiazzato tutti. Nel dettaglio, quando la conduttrice veneta ha chiesto alla Rivelli cosa apprezza veramente in un uomo, la diretta interessata ha dichiarato che era innamorata pazza di un suo ex fidanzato. Stiamo parlando di Iari Carrisi, il figlio del cantautore salentino Albano, e della statunitense Romina Povera. A quel punto ha preso la parola anche la Muti, che ha detto le seguenti parole: loro sono una famiglia fantastica, molto social, ci frequentavamo e ci siamo trovate bene con tutti, anche con Loredana. Non ne parliamo tanto perché sembra che vogliamo pubblicità. Successivamente ha ripreso la parola di nuovo la figlia Nike, che ha precisato questo. La complicità con le donne è importante specialmente quando sei single. Arriverà qualche dichiarazione da parte dei diretti interessati,